WD, retroscena lite Gemma Paola, proseguita nel backstage, due divise da altre dame. Dopo aver sfiorato la rissa negli studi di Uomini e Donne, Gemma e Paola si sarebbero ritrovate faccia a faccia anche nel backstage. Stando a quello che si vocifera in rete al termine della puntata del 20 aprile, le due dame avrebbero continuato a litigare anche dietro le quinte, dove sarebbero state separate dalle altre donne del parterre. Ulteriori informazioni su questo scontro dovrebbero arrivare dalle anticipazioni della registrazione prevista per sabato 22 aprile. Mancano due giorni ad una nuova registrazione di WD, sabato 22 aprile, infatti. Maria De Filippi condurrà l'unico appuntamento previsto per questa settimana. Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Helios al termine delle riprese, potrebbero riguardare soprattutto le due dame che da giorni non fanno altro che litigare e accusarsi reciprocamente davanti alle telecamere. Gemma e Paola, infatti, hanno dato vita a una discussione accesa e contrassegnata da urla e insulti, questo confronto è andato avanti per oltre 20 minuti. Ma voci di corridoio sostengono che sarebbe proseguito anche nel backstage. Il tutto è iniziato quando Ruocco ha attribuito a Galgani l'aggettivo affamata, sentendosi ferita da questa parola che andava ad intaccare la sua integrità di donna. La 73enne si è messa faccia a faccia con la rivale e le ha gridato contro per un bel po' di tempo. La lite in studio è durata parecchio e la conduttrice Maria De Filippi non è mai intervenuta, le due dame, infatti, hanno discusso per più di 20 minuti e gli unici che hanno espresso un parere a riguardo sono stati gli opinionisti Gianni e Tina. Nel corso puntata odierna di WD Armando ha attaccato Paola, tant'è che ad un certo punto Gemma si è ammutolita e ha lasciato che fosse Incarnato a difenderla dalla sua storica antagonista. Quello che i telespettatori hanno visto su Canale 5, però, potrebbe non essere tutto quello che è successo tra le protagoniste del Turnover nell'ultima registrazione. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che Galgani e Ruocco avrebbero continuato a battibeccare dietro le quinte, dove si sono recate dopo la fine delle riprese di domenica scorsa. Chi era agli Helios qualche giorno fa, infatti, fa sapere che le due sarebbero state separate dalle altre donne del parterre prima che si mettessero le mani addosso, se già in studio si è sfiorata la rissa. Nel backstage sarebbe accaduto di peggio, ma il resto del cast avrebbe sedato la situazione allontanandole. L'astio tra Gemma e Paola non è nato nelle ultime settimane, da quando Ruocco ha esordito nel cast del Turnover. Infatti, Galgani ha iniziato con lei una rivalità generata soprattutto dall'interesse che hanno dimostrato di avere per gli stessi signori del parterre. Alessandro Sposito, in particolare, ha frequentato entrambe le dame, ma la torinese non ha mai digerito il fatto che la sua antagonista sia riuscita a vivere una notte di passione con lui. Ti strappo tutti i capelli, come ti permetti di dire che sono affamata, ha urlato la 73enne nel corso di una recente puntata di WD. La napoletana, però, non ha indietreggiato neppure di un passo e ha ribadito il suo pensiero sulla collega: lei e Gemma sarebbero diverse e avrebbero priorità opposte in una frequentazione, una punterebbe tutto sull'attrazione fisica e l'altra sulla chimica mentale. Sabato 22 aprile si svolgerà una nuova registrazione e le anticipazioni faranno chiarezza su quello che è successo tra le due dame dopo la lite della scorsa settimana.